Ciao a tutti, oggi questo piccolo video è un primo step di apprendimento per chi si avvicina alla lettura musicale e un aiuto vuole essere per chi, tra quelli che seguono il canale, mi hanno chiesto come memorizzare facilmente la lettura e come non perdersi, diciamo così, nel riconoscimento delle altezze. Allora, è molto importante che quando si approccia il pentagramma si abbia chiaro un principio: le note sono sempre posizionate in ordine, cioè non ci sono posizioni da ricordare in maniera assoluta, ma c'è sempre una nota di riferimento o una nota vicino, superiore o inferiore, a cui riferirsi se la nostra memoria di quella nota specifica dovesse venire a mancare. Quindi l'importante è memorizzare le posizioni chiave di alcuni suoni e da quelli partire, soprattutto nella fase iniziale, fino a che non si stabilirà nella nostra mente un rapporto altezza-nome, altezza-intonazione, che ci guiderà poi nello studio della musica. Nella prima fase questo è molto difficile, perché non sempre si riesce ad avere il colpo d'occhio sulla simbologia, e capita ovviamente la stessa cosa anche quando si studierà poi il setticlavio, cioè cambiare la chiave significa cambiare le posizioni relative delle note sul pentagramma, il che ovviamente lo rende più disagevole rispetto a una prima memorizzazione che può essere in chiave di violino, in chiave di basso, a seconda dello strumento da cui si parte a studiare. Comunque, tornando a noi, qui ho preparato un piccolo schema, c'è un pentagramma, quattro quarti, insomma non lo guardate perché è un tempo che è rimasto, adesso magari lo togliamo, vediamo un po' se possiamo toglierlo, nascondi, ecco qua, così è più lineare. Allora, il pentagramma adesso, vedete, ha solo la chiave di violino, quindi useremo questi box con i nomi delle note per andare a capire come distribuire i nomi e quindi le altezze sul pentagramma. La prima cosa che facciamo è prenderci la nota Sol, perché la chiave di violino o chiave di Sol ha come riferimento l'altezza della nota Sol sul secondo rigo del pentagramma. Le righe si contano dalla prima, che è quella più in basso, alla quinta, che è quella più in alto, quindi prima, seconda, terza, quarta, quinta riga del pentagramma. Ora, una volta stabilito questo Sol, chiaramente noi rapidamente, anche se non ricordiamo tutte le altezze, sapremo che la posizione occupata dalla nota successiva, cioè che sale rispetto al Sol, sarà la nota La, che è la nota che viene dopo, mentre la nota che viene prima sarà la nota Fa, che è la nota che viene prima di Sol. Ecco già che solo ricordando la posizione del Sol io ho individuato tre altezze. Potremmo anche memorizzare visivamente i nomi seguendo lo schema classico che si insegna da sempre, cioè i nomi delle note sulle righe, Mi, Sol, Si, Re, Fa, e il nome delle note sugli spazi, quindi Re partendo da sotto, Fa, La, Do, Mi. Però secondo me è più pratico, anche se all'inizio può sembrare più complesso, memorizzare alcune note chiave e da quelle spostarsi, perché in questo modo cominciamo a ragionare anche sul continuo passare avanti e indietro della lettura, che è poi quello che succede quando andiamo a suonare. Parti che hanno solamente salti non sono, diciamo così, la regola, no? Le note si muovono anche per gradi congiunti, anzi, soprattutto per strumenti melodici, nella prima fase di formazione gli studi sono quasi sempre per gradi congiunti e per piccoli frammenti di scale, quindi può essere utile invece di memorizzare le note a salti, quindi dovendo riattivare lo schema del salto ogni volta che vediamo un segno, memorizzare avendo dei punti chiave sul pentagramma. Allora, se facciamo questo lavoro sul Sol, quando poi vado a cercarmi un altro punto di riferimento, che può essere questo, cioè il Do sul terzo spazio, quindi Sol e Do. Una volta che io so qual è il Do, chiaramente saprò che la nota precedente è Si e la nota successiva è Re. E quindi vedete che ho due aree di riferimento, quindi il Sol che mi definisce questi tre suoni e il Do che mi definisce questi altri tre. A questo punto posso fare lo stesso ragionamento di questi tre anche portandomi sul Do che si trova sotto il pentagramma. Ecco, qui non ho fatto il taglio addizionale, saprete, diciamo, se state guardando questo video, che la musica sfrutta, oltre al pentagramma, anche i cosiddetti tagli addizionali, cioè si muove scorrendo oltre le altezze del pentagramma e andando a creare come dei righi aggiuntivi,
per estendere appunto, scusate il gioco di parole, l'estensione della possibile altezza dei suoni. Quindi se io ad esempio avessi un pentagramma di 6 righe, chiaramente andando avanti, ecco, faccio un pentagramma più grande con delle righe aggiuntive, il meccanismo di alternanza continua. Quindi una volta arrivato al re, la nota che va a finire sul rigo diventa la nota do, e così via, scendendo poi sotto il rigo la nota si, e così via. Quindi lo schema rimane lo stesso. Lo stesso accade nella parte acuta del pentagramma. Quindi non tracciamo un intero rigo aggiuntivo per una semplicità di visione. Già è difficile riconoscere le note su 5, figuriamoci se diventano 6 o 7. E a questo punto andiamo ad usare solo un pezzettino di questo rigo aggiuntivo per indicare le altezze delle note fuori dal pentagramma. Ma questo è argomento di magari un altro ragionamento. Ora, andiamo di nuovo al nostro pentagramma. Quindi, quali sono i 3 gradi di cui io voglio avere memoria? Solamente 3, vi chiedo di ricordarne. Il Do sul terzo spazio, quello che abbiamo visto prima, il Do con il taglio, il Sol. Intanto, in questo modo, io ho definito Do, Re e Si, quindi mi sono già approcciato alla parte grave del pentagramma. Poi, ovviamente, abbiamo La, Fa e Sol qui. Poi abbiamo questo Do, di nuovo lo stesso, la nota che sale è Re e la nota inferiore è Si. A questo punto quasi la totalità delle note del pentagramma sono riconoscibili e individuabili con solamente 3 altezze di riferimento che sono facilmente memorizzabili: il Do in terzo spazio, il Do con il taglio e il Sol sul secondo rigo. Fatta questa prima fase di memorizzazione, potete farla con degli esercizi molto semplici. Scrivete, magari prendete un pentagramma qualunque di un esercizio di solfeggio e andate, senza scrivere a matita, magari facendolo solo a mente, a individuare su tutta la pagina quali che sono queste 3 note, il Sol e i 2 Do. Come se fosse una caccia al tesoro, individuate le altezze di questi 3 suoni, quindi terzo spazio, nota sotto il pentagramma, secondo rigo per il Sol. Una volta che avete fatto questo, ovviamente andate a leggere tutte le note che gli sono vicino, quella superiore, quella inferiore, quella superiore, quella inferiore, di tutte e 3 le posizioni. Vedrete che via via che fate questo esercizio, per una decina di volte, alla fine non vi servirà più neanche di individuarle queste altezze, perché automaticamente tenderete a riconoscere le note che sono sotto e sopra la posizione, quindi di fatto a riconoscere tutto il set delle note che occupano il pentagramma. Poi è chiaro che un'altra nota di riferimento può essere il Mi, che si trova sul quarto spazio, e questo ci permette ovviamente di andare a definire la parte acuta del registro. Quindi Mi, Fa, e ho chiuso praticamente tutte le note del pentagramma. A questo punto per le note con i tagli sarà molto facile, perché la nota fuori dal pentagramma nella parte acuta è di nuovo il Sol, e la nota fuori dal pentagramma nella parte grave, appunto, l'avevamo visto, era già il Re, che è prima del Do col taglio. Quindi sotto non c'è più nessun problema, rimane sopra, ma anche qui basta ricordarsi questo Sol. Quindi andiamo a ricapitolare. Che cosa dobbiamo ricordarci? Le note di riferimento sono Sol sul terzo rigo. Scusate, faccio un piccolo schemino qui così vi rimane impresso. Sol sul terzo rigo, Do con il taglio addizionale, Do sul terzo spazio, Sol sopra il quinto rigo. Una volta che avete definito queste 4 altezze, tutte le altre verranno di conseguenza con molta facilità. Ripeto, non dovete andarle a cercare e scrivervele a matita, ma dovete solo riconoscerle. Quindi prendete magari la parte introduttiva del metodo di Poltronieri, la parte introduttiva del metodo Bona, oppure anche del Pozzoli, quello con gli esercizi semplici. Sto parlando dei metodi più diffusi, o anche il primo volume del Fulgoni. Insomma, ci sono diverse metodologie abbastanza standard ormai in Italia per il solfeggio parlato, e andate senza leggere, non dovete né solfeggiare né leggere, ma solo riconoscere a colpo d'occhio le altezze di questi 4 suoni. Una volta che questi 4 suoni vi sono chiari davanti agli occhi, tutto il resto verrà di conseguenza. Buon lavoro a tutti.